Questa è Gubbio, la città dove sono nato. Un libero comune, forte, ricco. Una città importante. Già lo si vede dai maestosi palazzi in primo piano. Io sono Ottaviano Nelli e nasco tra il 1370 e il 1375. Figlio di Martino e, secondo alcuni, nipote del famosissimo pittore Mello da Gubbio. Gli anni in cui vedo la luce sono anni di grandi cambiamenti per la mia città, che riesce a liberarsi dalla dominazione dei papi, cacciando anche l'ultimo dei legati pontifici. Si torna a progettare e a costruire le mura di cinta, i palazzi, si torna a dipingere. Tutta la città è in fermento e, anche se neonato, lo sono anch'io. Quando ho circa 14 anni, assisto al vero cambiamento epocale per Gubbio. Nel 1384 entra in città il conte Antonio da Montefeltro. Gubbio diviene parte della signoria di Urbino. Ne siamo tutti contenti, perché forse riporterà la pace nella città turbolenta. Sin da piccolo entro come apprendista a bottega di un pittore, dove imparo tutti i segreti del mestiere. Mi appassiono di miniatura e adoro preparare i colori. Ben presto divento io stesso titolare di una bottega e inizio a dipingere sia nella mia città che fuori di essa, dai piccoli borghi come Pietralunga alle città più grandi come Perugia. Ho contatti e apprendo nuove tecniche e linguaggi dai più grandi pittori dell'epoca, i fratelli Salimbeni e Gentile da Fabriano. Ma non si vive di solo lavoro ed ecco che un giorno mi innamoro. Sì, così all'improvviso. Un vero colpo di fulmine. Ricordo ancora la data, il 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni Battista. Per la prima volta vedo Balda. I nostri sguardi si incontrano ed è amore. Non passa molto tempo che la chiedo in sposa a suo padre, Messer Bartolello di Ciccolino. La mia vita è perfetta e questa perfezione la trasferisco nelle mie opere. Credo soprattutto in una, la Madonna del Belvedere, che dipingo nella chiesa di Santa Maria Nuova. Quella Madonna dal volto meraviglioso, quel trionfo di oro, colore e decori, li ricordo bene. Intanto la mia bottega cresce e ho diversi allievi che istruisco sulle fasi di realizzazione degli affreschi, disegno preparatorio, intonaco, spolvero. Sono ormai un artista rispettato e apprezzato. Un maestro della pittura tardogotica. Non solo gli ordini religiosi, ma persino i nobili, come i conti Beni di Gubbio, si rivolgono a me per la decorazione dei loro palazzi. Il mio ruolo in città è anche politico. Sono eletto console più volte, uno degli 8 magistrati che governano la città. Forse anche questo ruolo mi dà lustro e fama, tanto che il signore di Foligno, Corrado Trinci, mi chiede di affrescare la cappella del suo palazzo con le storie della Vergine. Un capolavoro. Fantastici e fantasiosi decori. Realizzo un ciclo pittorico ricco e sfavillante. Da Foligno torno a Gubbio e poi vado a Urbino, chiamato dal conte Guido Antonio per affrescare le sale del suo palazzo. Ma anche sua moglie Caterina Colonna mi commissiona un ritratto del figlio Oddantonio e la nobiltà mi cerca, commissionandomi di tutto, affreschi, tavole, armature, stendardi, anche casse da morto. Non dico mai di no, ma qualche volta sono in difficoltà. Gli anni passano, ormai sono un uomo anziano e il mio unico dispiacere è non aver avuto figli. Ma nel 1439 incontro un giovanetto così in gamba che decido di adottarlo. Balda non è contenta. Non vuole nessuno nella nostra casa nel quartiere di Sant'Andrea. Ma a me la cosa piace così tanto che dopo Marte adotto anche Guido, 2 anni dopo. Continuo a lavorare nonostante l'età. Ho più di 70 anni e seppure accompagnato dai miei apprendisti, ancora affronto opere impegnative come cicli di affreschi e anche opere più piccole come le edicole votive che dissemino per le vie di Gubbio. L'ultimo ricordo della mia fantastica vita lo leggo a un giorno speciale quando vedo passare maestoso sul suo cavallo Federico da Montefeltro,
il futuro duca di Urbino, giovane ma già famoso condottiero, forte e fiero, di cui intuisco un futuro glorioso. Ah, fossi stato un po' più giovane, quanto avrei voluto conoscerlo personalmente e magari realizzare per lui un ritratto immortale.